L'Atletico Torrenova per cancellare la brutta sconfitta di settimana scorsa contro l'Accademia Calcio Roma. Il Trastevere invece per continuare a duellare con la Vigor per Conti a distanza al Tre Torri, va in scena l'ottava giornata del girone B. Calcio di punizione per il Trastevere. Parte San Giorgi, incrocio di pali, poi cutolo di testa, non riesce a mettere a segno. Rimessa laterale per i padroni di casa, la Piccirella si gira, carica la conclusione al volo, vola della Rocca e smanaccia fuori. Cervo entra dentro l'area di rigore, viene atterrato da Santarelli, è calcio di rigore. L'arbitro fischia il penalty al 29esimo, Cotecchia contro Della Rocca, para Della Rocca, tiro centrale del numero 8 di casa. Altro calcio di punizione per il Trastevere, va ancora San Giorgi, para questa volta Giannini. È uno schema su calcio d'angolo quello del Trastevere, va la conclusione Lombardi e poi Martino in tapin, fa 0-1 al 37esimo, passa avanti il Trastevere. Settimo minuto sul cronometro della ripresa, Canopia fa tutto da solo e lo fa bene, poi va la conclusione, Mastro Pietro salva sulla linea, si salva l'Atletico Torrenova. Spaziani su calcio d'angolo, mette dentro per Barcellan che gira in porta, pallone alto. Contropiede per gli ospiti, Canoppia conduce, serve sul taglio Lombardi, Lombardi con il sinistro, raddoppia il Trastevere, contropiede, perfetto, è 0-2. Santarelli duella con l'avversario, se ne va ancora Santarelli, entra dentro l'area di rigore, mette dentro e poi Lombardi in 3 minuti fa doppietta e mette il punto esclamativo sulla gara. Ancora calcio di punizione per gli ospiti, ma Santarelli vola sempre Giannini. Trastevere conquista un'altra palla a centrocampo, poi serve Barilla, Barilla, Manuel Barilla appena entrato chiude il match, è 4-0. Vinci non riesce a trovare un corridoio centrale, lo trova adesso per Okafor che si gira, Okafor diagonale vincente del numero 9 di Moretti, accorcia le distanze l'Atletico Torrenova. Finisce qui il Trastevere e spugna il Tre Torri 4-1.